FMI e BCE chiedono la ristrutturazione del debito greco per realizzare il programma. Svezia, lo Stato UE a cui è permesso restare senza euro, contro le regole. Per proteggere il clima, la Commissione riforma il sistema di quote CO2, anche in vista della conferenza di Parigi. Il debito greco deve essere ristrutturato. Ormai a chiederlo non è più soltanto Alexis Tsipras, ma anche i vertici delle grandi istituzioni finanziarie creditrici di Atene. Dopo l'approvazione del nuovo piano, che ha ricevuto il via libera del Parlamento ellenico e di quelli degli altri 7 paesi della zona euro, in cui era richiesto un passaggio in aula, qualcosa sembra si stia muovendo. La direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha dichiarato che l'FMI non parteciperà al terzo programma se non ci sarà una ristrutturazione del debito. A suo avviso, senza questa precondizione, il piano semplicemente non è realizzabile. Uno studio condotto dai suoi tecnici ha affermato chiaramente che bisogna andare ben oltre quanto finora ipotizzato dall'Europa e ha parlato di diverse vie possibili d'uscita. Una è addirittura il taglio nominale, che però è stato vietato dall'accordo raggiunto all'Euro Summit. Un'altra sarebbe il prolungamento del periodo di grazia, e cioè la concessione di un tempo più lungo per la restituzione del debito. I tecnici del fondo parlano addirittura di 30 anni. Anche il governatore della BCE, Mario Draghi, ha parlato esplicitamente della necessità di un alleggerimento, affermando che a suo avviso l'unica cosa che resta da discutere è in che modo attuarlo. Is debt relief necessary? It's uncontroversial that debt relief is necessary. And I think that nobody has ever disputed that. The issue is, what is the best form of debt relief within our framework? Within our legal, institutional framework. I think we should focus on this point in the coming weeks. L'articolo 3 del Trattato sull'UE parla chiaro: la moneta dell'Unione è l'euro. Ogni Stato membro deve quindi entrare nell'ordine di idee che, se non l'ha già fatto, prima o poi dovrà adottare la moneta unica. Le sole eccezioni a questa regola sono la Gran Bretagna e la Danimarca, che negli anni hanno negoziato un opt-out, cioè una rinuncia, all'unione economica e monetaria. Esiste però uno Stato che da 15 anni vive in una sorta di limbo normativo, in contrasto con i trattati, ma tollerato da tutti. È la Svezia, membro dell'UE dal 1995. Estonia, Lituania, Slovenia, Cipro, Lettonia, Malta e Slovacchia, stati ben più piccoli della Svezia, la cui adesione all'UE è molto più recente, in meno di un decennio hanno adottato la moneta unica. La Svezia invece no, perché da 15 anni risulta incompatibile con la totalità dei cosiddetti parametri di Maastricht. Le ragioni, però, non sono economiche, come per tutti gli altri stati ancora fuori dall'eurozona, ma soprattutto politiche, visto che riguardano il regolamento della Banca Centrale Svedese. Nel 2003 un referendum sancì la contrarietà alla moneta unica del 56% della popolazione e da quel momento nulla si è più mosso. Per molti stati membri il rispetto dei trattati è quasi un dogma e proprio questi trattati non lasciano scampo ai paesi dell'Unione. Prima o poi l'euro va adottato, altrimenti sarebbe come dire che l'esito di un referendum vale più di una rigida norma comunitaria. Ma a Bruxelles nessuno sembra farci caso. La Commissione europea ha varato una proposta di direttiva che mira a riformare e migliorare il sistema ETS, la borsa dei permessi di emissione di CO2, Emission Trade System, in modo da adattarlo al nuovo obiettivo che l'UE si è data di conseguire una riduzione totale delle emissioni che alterano il clima del 40% nel 2030 rispetto al livello del 2005. La proposta è tempestiva in vista dei negoziati del vertice ONU sul clima che si svolgeranno in dicembre a Parigi, ma secondo le associazioni ambientaliste non è abbastanza ambiziosa. Tra gli elementi innovativi della riforma del sistema, i più importanti sono l'accelerazione del ritmo di diminuzione del tetto complessivo di emissioni, che sarà del 2,2% ogni anno a partire dal 2021, mentre oggi il ritmo annuale è dell'1,74%, e la creazione di un fondo per l'innovazione, che riguarda tutti gli Stati membri, e di un fondo per la modernizzazione, per 10 paesi dell'est a basso reddito, che saranno entrambi finanziati con una parte dei proventi della vendita dei permessi di emissione. La proposta conferma invece la percentuale di emissioni che saranno assegnate all'asta, il 57% del totale emesso dai settori coperti da ETS, e quella del 43% che continuerà ad essere assegnata gratuitamente. Per gli ambientalisti però la Commissione ha preso misure poco ambiziose, che non correggeranno i gravi malfunzionamenti del sistema ETS,
dovuti innanzitutto all'eccessivo numero di quote di emissione sul mercato. La Commissione, afferma ad esempio WWF, avrebbe dovuto tagliare ancora di più il numero di quote sul mercato e ridurre o eliminare del tutto le quote assegnate gratuitamente. L'eccesso di offerta ha fatto sì che il prezzo delle quote sia precipitato, raggiungendo negli anni scorsi il record di 3 euro a tonnellata e stabilizzandosi poi attorno agli attuali 7 euro.